everyone, we're here today to talk about useful expressions that you can use for a successful talk. Quindi siamo qua oggi a parlare di alcune espressioni utili che potete usare durante una presentazione, ok? Una presentazione di lavoro, parliamo di business English. E ci occuperemo oggi di come aprire e come chiudere la vostra presentazione. E molto di più sarà discusso durante il nostro ultimo incontro, il nostro ultimo webinar, il nostro ultimo Business English webinar, che appunto sarà su presentations. So, when opening a presentation, remember to be wise. Ricordatevi di essere saggi. Questo, per cosa stanno queste lettere? W, welcome the audience, quindi dare il benvenuto al pubblico. Introduce yourself, quindi presentarvi. Say what your topic is, quindi dire appunto di cosa parlerà la vostra presentazione. And explain why your topic is relevant for your audience. Quindi spiegare al pubblico perché il tema della presentazione è importante. E li riguarda. Cosa possiamo dire all'inizio di una presentazione? Come possiamo aprirla? Come possiamo fare queste cose? E cioè dare il benvenuto, presentarsi, eccetera. Andiamo a vedere. So, to welcome the audience, you can say things like, first of all, let me thank you all for being here today. Quindi, prima di tutto, lasciate che io vi ringrazi per essere qua oggi. I'm happy that so many of you could make it today at such short notice. Quindi mi fa piacere che così tanti di voi siano potuti essere qua con così breve preavviso. I'm aware that you all have very tight schedules, so I appreciate you taking the time to come here today. Quindi sono consapevole che appunto tutti voi avete un calendario molto fitto. E quindi apprezzo che abbiate preso del tempo per essere qua, per venire qua. So these are very professional expressions that you can use. Sono tutte espressioni molto professionali, abbastanza formali, educate, che possono essere usate per iniziare la vostra presentazione. Quindi, dopo aver ringraziato il pubblico, ci presentiamo. And what do we say to introduce ourselves? Let me introduce myself. My name is etc. etc. As you probably know, my name is, or I'm the new human resources manager here at Western LTD. Quindi potete presentarvi appunto dicendo semplicemente il vostro nome, ma anche parlando della vostra posizione all'interno dell'azienda. Dopodiché il prossimo passo sarà quello di far sapere al pubblico, a chi vi ascolta, di cosa andrete a parlare. How can we say that in English? I'm here today to present our new semi-automatic shelving system. Quindi sono qua oggi a presentarvi, presentarvi. Or as you can see on the screen, come potete vedere sullo schermo, se avete appunto dei visuals che vi accompagnano, our topic today is, in questo caso, project documentation. Il nostro argomento, appunto, our topic today is, eccetera, eccetera. Ecco, dopodiché dobbiamo anche spiegare perché questo argomento è importante per coloro che ci stanno ascoltando. Come possiamo farlo? My talk is particularly relevant for those of you who place orders for different parts we supply. Quindi il mio discorso, la mia presentazione, è rilevante in particolare per coloro di voi, to those of you who place orders, che fanno ordini per le diverse parti che noi forniamo, we supply. Quindi questo ovviamente la seconda parte della nostra frase è specifica ad un certo tipo di presentazione, ad un certo tipo di azienda. Quella che a voi interessa è my talk is particularly relevant for those of you who, per coloro che, e poi quello che fanno le persone. This is extremely important for all of us who are directly involved in questo caso, di nuovo, international project management. This is extremely important for all of us who,
Quindi questo è estremamente importante per tutti noi che siamo direttamente coinvolti nel... E in fondo c'è write, quindi è spesso una buona idea trasformare le nostre affermazioni in domande, usando appunto write oppure delle domande retoriche per mantenere viva l'attenzione di chi ci ascolta. One more expression. Today's topic will be very important for you as department heads, since I'll need your help to evaluate and select candidates for training. Quindi l'argomento di oggi sarà molto importante per voi, come capi di dipartimento. Since, qui since è usato per spiegare la causa di qualcosa, perché avrò bisogno del vostro aiuto to evaluate and select candidates for training. Quindi queste sono tutte frasi che si possono utilizzare in qualsiasi tipo di presentazione, vanno solo riadattate cambiando l'argomento, ma sono tutte espressioni insomma, che danno anche una struttura già iniziale alla vostra presentazione. Andiamo a vedere adesso come concludere una presentazione. Nell'incontro di Presentations, appunto, quindi nel nostro Presentations Webinar, parleremo anche del corpo della presentazione. Qua abbiamo voluto darvi appunto un paio di dritte già su come iniziare e concludere. So let's see the conclusion, how to conclude a presentation. We usually do four things. We signal the end. Cioè facciamo sapere a chi ci ascolta che siamo arrivati alla fine. We summarize the main points, quindi riassumiamo i concetti principali di cui abbiamo parlato. We recommend or suggest something, quindi consigliamo, diamo un consiglio, proponiamo qualcosa di nuovo. And we invite questions e diamo dello spazio alle domande. E anche qua andremo a vedere cosa dire, in queste varie parti. Per esempio, signaling the end. Well, this brings me to the end of my presentation. Questo ci porta alla conclusione, alla fine della mia presentazione. Ok, I think that's everything I wanted to say. Bene, questo era tutto ciò che volevo dire. Or, as a final point, I'd like to... Come ultimo punto, vorrei... Quindi utilizzando queste frasi, chi vi ascolta saprà che siamo appunto arrivati alla conclusione. Summarizing the main points, come si fa? I'll just run through the three different options. Quindi andrò a rivedere le tre, in questo caso, le tre diverse opzioni. Before I stop, let me go through my main points again. Quindi run through, go through, che significa tornare a parlare di qualcosa. Or to sum up, per riassumere. Recommending and suggesting something, we'd suggest, we'd therefore recommend that. Quindi vorremmo assicurarci che, consigliare che, what I'd like to suggest is, queste sono insomma espressioni abbastanza semplici in cui quella di ovviamente è un would che lo rende più polite, molto più educato, quindi suggerirei. And finally, inviting questions. Now I'll be happy to answer any questions you may have. Quindi adesso sarò felice di rispondere a qualsiasi domanda possiate avere. Or we just have time for a few questions. Abbiamo giusto qualche minuto, un po' di tempo per alcune domande. Bene, quindi vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà appunto Presentations, in cui parleremo di come introdurre, come concludere la vostra presentation, ma anche di cosa fare al centro di essa, ok? Quindi di come strutturarla, di come fare paragoni, di come descrivere grafici, di come presentare risultati. Si tratta quindi dell'ultimo dei nostri webinars, ma non vi preoccupate perché se ve ne siete persi alcuni o tutti, vi ricordo che sono disponibili delle registrazioni. Basterà chiedere appunto alla nostra fantastica reception. Bye, see you soon!